Quarta ora, dalle 8 alle 9 della sera. Dolce amor mio, incontentabile sempre nel tuo amore. Vedo che mentre finisci la cena legale insieme coi tuoi cari discepoli, ti alzi da tavola e, unito con loro, innalzi l'inno di ringraziamento al Padre per avervi dato il cibo, volendo riparare con ciò tutte le mancanze di ringraziamento che non fanno le creature per i tanti mezzi che ci dà per il mantenimento della vita corporale. Perciò tu, oh Gesù, in ciò che fai, tocchi o vedi, hai sempre sul labbro la parola «Grazie ti siano rese, oh Padre». Anch'io, Gesù, unito a te, prendo la parola dalle tue stesse labbra e dirò sempre e in tutto «Grazie per me e per tutti». Per continuare la riparazione per le mancanze di ringraziamento. Ma, oh mio Gesù, il tuo amore pare che non apposa. Vedo che fai sedere di nuovo i tuoi amati discepoli. Prendi un catino di acqua, ti cingi di bianca tovaglia e ti prostri ai piedi degli apostoli. In gesto così umile da attirare l'attenzione di tutto il cielo e farlo rimanere estatico. Gli stessi apostoli rimangono quasi senza moto nel vederti prostrato ai loro piedi. Ma dimmi, amor mio, che vuoi? Che intendi con quest'atto così umile? Umiltà non mai vista e che mai si vedrà. Ah, figlia mia, voglio tutte le anime e prostrato ai loro piedi, come povero mendico le chiedo, le importuno e piangendo tramo loro insidie d'amore per averle. Voglio prostrato ai loro piedi con questo catino d'acqua mescolata con le mie lacrime, lavarle da qualunque imperfezione e prepararle a ricevere me nel sacramento. Mi sta tanto a cuore quest'atto di ricevermi nell'Eucaristia che non voglio affidare questo ufficio agli angeli e neppure alla mia cara mamma. Ma io stesso voglio purificarne anche le fibre più intime per disporli a ricevere il frutto del sacramento. E negli apostoli intendevo preparare tutte le anime. Intendo riparare tutte le opere sante e l'amministrazione dei sacramenti, soprattutto fatta dai sacerdoti con spirito di superbia, opere vuote di spirito divino e disinteresse. Ah, quante opere buone mi giungono più per farmi disonore che per darmi onore, più per amareggiarmi che per compiacermi, più per darmi morte che per darmi vita. Queste sono le offese che più mi contristano. Ah sì, figlia mia, numera tutte le offese più intime che mi fanno e riparami con le mie stesse riparazioni. Consola il mio cuore amareggiato. Oh mio afflitto bene, faccio mia la tua vita ed insieme con te intendo ripararti tutte queste offese. Voglio entrare nei più intimi nascondigli del tuo cuore divino e riparare col tuo stesso cuore le offese più intime e segrete che ricevi dai tuoi più cari. Voglio, oh mio Gesù, seguirti in tutto ed insieme con te voglio girare per
tutte le anime che ti devono ricevere nell'Eucaristia ed entrare nei loro cuori. Ed insieme alle tue metto le mie mani per purificarle. Te, o Gesù, con queste tue lacrime d'acqua con cui lavasti i piedi degli apostoli, laviamo le anime che ti devono ricevere, purifichiamo i loro cuori, infiammiamoli, scuotiamo nella polvere di cui sono imbrattati, affinché ricevendoti tu possa trovare in loro le tue compiacenze anziché le tue amarezze. Ma, affettuoso mio bene, mentre stai tutto intento a lavare i piedi degli apostoli, ti guardo e vedo un altro dolore che trafigge il tuo cuore sacratissimo. Questi apostoli ti rappresentano tutti i futuri figli della Chiesa e ciascuno di loro, la serie di ciascuno dei tuoi dolori. In chi le debolezze, in chi gli inganni, in questo le ipocrisie, in quello l'amore smodato agli interessi, in San Pietro le mancanze di proposito e tutte le offese dei capi della Chiesa, in San Giovanni le offese dei tuoi più fidi, in Giuda tutti gli apostati, con tutta la serie dei gravi mali che da questi si commettono. Ah, il tuo dolore è soffocato dal dolore e dall'amore, tanto che, non potendo reggere, ti soffermi ai piedi di ciascun apostolo e dai in pianto, preghi e ripari per ciascuna di queste offese ed impetri per tutti il rimedio opportuno. Mio Gesù, anch'io mi unisco a te, faccio mie le tue preghiere, le tue riparazioni e i tuoi rimedi opportuni per ciascun'anima. Voglio mescolare le mie lacrime alle tue affinché tu mai sia solo, ma sempre mi abbia con te per dividere insieme le tue pene. Ma mentre ti inoltri, dolce amor mio, nel lavare i piedi degli apostoli, vedo che già sei ai piedi di Giuda. Ti sento il respiro affannoso. Vedo che non solo piangi, ma singhiozzi. E mentre lavi coi piedi, te li baci, te li stringi al cuore e non potendo parlare con la voce perché soffocata dal pianto, lo guardi con quegli occhi gonfi di lacrime e gli dici col cuore: figlio mio, De, ti prego con le voci delle lacrime non andare all'inferno. Dammi la tua anima che prostrato ai tuoi piedi ti chiedo. Di che vuoi, che pretendi? Tutto ti darò purché non ti perda. De, risparmia questo dolore a me, tuo Dio. E ritorni a stringerti quei piedi al tuo cuore. Ma vedendo la durezza di Giuda, il tuo cuore è messo alle strette, il tuo cuore ti soffoca e stai in atto di venir meno. Cuor mio e vita mia, permettimi che ti sostenga fra le mie braccia. Capisco che questi sono i tuoi stratagemmi amorosi che usi con ciascun peccatore ostinato. Te, ti prego, cuor mio, mentre ti compatisco e ti riparo le offese che ricevi dalle anime che si ostinano a non volersi convertire, giriamo insieme la terra. E dove stanno i peccatori ostinati, diamo loro le tue lacrime per ammollirli, i tuoi baci e le tue strette d'amore per incatenarli a te, in modo da non poter sfuggire e così rinfrancarti
nel dolore della perdita di Giuda. Mio Gesù, gioia e delizia mia, vedo che il tuo amore corre e rapidamente corre. Ti alzi, dolente come sei, e quasi corri all'altare dove è preparato il pane ed il vino per la consacrazione. Ti vedo, cuor mio, che prendi un aspetto tutto nuovo e non mai visto. La tua divina persona prende un aspetto tenero, amoroso, affettuoso. I tuoi occhi sfolgorano luce, più che fossero soli. Il tuo volto roseo è splendente, le tue labbra sorridenti e bruciate d'amore. Le tue mani creatrici si mettono in atteggiamento di creare. Ti vedo, amor mio, tutto trasformato. La divinità pare come se traboccasse fuori dall'umanità. Cuor mio e vita mia, Gesù, questo tuo aspetto non mai visto chiama l'attenzione di tutti gli apostoli. Sono presi da un dolce incanto e non osano neppure fiatare. La dolce mamma corre in spirito ai piedi dell'altare, ammirare i portenti del tuo amore. Gli angeli scendono dal cielo e si domandano tra loro: «Che c'è? Che c'è? Sono vere follie, veri eccessi! Un Dio che crea non il cielo o la terra, ma se stesso. E dove? Dentro la materia vilissima di poco pane e poco vino. Ma mentre sono tutti intorno a te, o amore insaziabile, vedo che prendi il pane fra le mani, lo offri al Padre, e sento la tua voce dolcissima che dice: Padre Santo, grazie ti siano rese che sempre esaudissi il Figlio tuo. Padre Santo, concorri con me. Tu un giorno mi mandaste dal cielo in terra ad incarnarmi nel seno della mamma mia per venire a salvare i nostri figli. Ora permettimi che mi incarni in ciascuna ostia per continuare la loro salvezza ed essere vita di ciascuno dei miei figli. Vedi, o Padre, poche ore restano della mia vita. Chi avrà il cuore di lasciare i miei figli orfani e soli? Molti sono i loro nemici, le tenebre, le passioni, le debolezze cui vanno soggetti. Chi li aiuterà? Deh, ti supplico che rimanga in ciascuna ostia per essere vita in ognuno e quindi mettere in fuga i nemici ed essere loro luce, fortezza e aiuto in tutto. Altrimenti dove andranno? Chi li aiuterà? Le nostre opere sono eterne, il mio amore è irresistibile. Non posso né voglio lasciare i miei figli. Il padre si intenerisce alla voce tenera ed affettuosa del figlio. Scende dal cielo, è già sull'altare con lo Spirito Santo a concorrere col figlio. E Gesù, con voce sonora e commovente, pronuncia le parole della consacrazione e senza lasciare se stesso, crea se stesso in quel pane e vino. Poi comunichi i tuoi apostoli e credo che la nostra celeste mamma non restò priva dal riceverti. Ah Gesù, i cieli si inchinano e tutti ti inviano un atto di adorazione nel tuo nuovo stato di profondo annichilimento. Ma, o dolce Gesù, mentre il tuo amore resta contentato e soddisfatto, non avendo altro che fare, vedo, o mio bene, su questo altare, nelle tue mani, tutte le ostie consacrate che si perpetueranno fino alla fine dei secoli, e in ciascuna ostia schierata tutta la tua dolorosa passione, perché le creature
agli eccessi del tuo amore, ti preparano eccessi di ingratitudine e di enormi delitti. Ed io, cuore del mio cuore, voglio trovarmi sempre insieme con te in ogni tabernacolo, in tutte le pissidi e in ciascuna ostia consacrata che si troverà fino alla fine del mondo, ad emettere i miei atti di riparazione a seconda delle offese che ricevi. Perciò, cuor mio, mi metto a te vicino e bacio la tua fronte maestosa, ma baciandoti sento le punture delle tue spine. Oh mio Gesù, in quest'ostia santa non ti risparmiano le spine. Vedo che le creature si portano innanzi a te e invece di mandarti l'omaggio dei loro buoni pensieri, ti mandano i loro pensieri cattivi e tu di nuovo abbassi la testa, come nella passione, e ricevi e tolleri le spine di questi pensieri cattivi. Oh mio amore, mi avvicino a te per dividere le tue pene. Metto tutti i miei pensieri nella tua mente per respingere queste spine che tanto ti addolorano, ed ogni mio pensiero scorra in ogni tuo pensiero per farti l'atto di riparazione per ogni pensiero cattivo e così raddolcire i tuoi mesti pensieri. Gesù mio bene, bacio i tuoi begli occhi. Vedo il tuo sguardo amoroso rivolto a quelli che si portano alla tua presenza, ansioso di avere il ricambio dei loro sguardi d'amore. Ma quanti vengono innanzi a te, invece di guardare e cercare te, guardano cose che li distraggono e privano te del gusto che provi nello scambio degli sguardi d'amore. Tu piangi ed io, baciandoti, sento le mie labbra bagnate delle tue lacrime. Mio Gesù, non piangere. Voglio mettere i miei occhi nei tuoi per dividere insieme queste tue pene e piangere con te. E volendo riparare tutti gli sguardi distratti delle creature, ti offro i miei sguardi sempre fissi in te. Gesù mio amore, bacio le tue santissime orecchie e ti vedo intento ad ascoltare ciò che vogliono da te le creature per consolarle. Ed esse, invece, ti fanno giungere alle orecchie preghiere malamente recitate, piene di diffidenza, preghiere fatte per abitudine, ma del tuo udito in quest'ostia santa è molestato più che nella stessa passione. Oh mio Gesù, voglio prendere tutte le armonie del cielo e metterle nelle tue orecchie per ripararti. Voglio mettere le mie orecchie nelle tue, non solo per dividere insieme queste pene, ma per offrirti il mio atto continuo di riparazione e consolarti. Gesù, mia vita, bacio il tuo santissimo volto, lo vedo insanguinato, livido e gonfio. Le creature, oh Gesù, vengono innanzi a questa ostia santa e con le loro posizioni indecenti e con i loro discorsi cattivi, invece di darti onore, ti mandano schiaffi e sputi. E tu, come nella passione, in tutta pace e pazienza li ricevi e tutto sopporti. Oh Gesù, voglio mettere il mio volto vicino al tuo, non solo per baciarti e ricevere gli schiaffi che ti vengono dalle creature, ma voglio immergere il mio nel tuo stesso volto per dividere insieme con te tutte le tue pene e con le mie mani intendo carezzarti, toglierti gli sputi e stringerti forte al mio cuore e del mio essere fare tanti minutissimi pezzi e metterli innanzi a te come statue inginocchiate, e tutti i miei movimenti intendo che siano continue prostrazioni per ripararti i disonori che ricevi da tutte le creature.
Gesù mio, bacio la tua santissima bocca e vedo che nello scendere nei cuori delle creature sei costretto a appoggiarti su molte lingue mordaci, impure, cattive. Oh, come ne resti amareggiato! Ti senti come attossicare da queste lingue. E peggio, quando scendi nei loro cuori. Oh Gesù, se fosse possibile vorrei trovarmi nella bocca di ciascuna creatura per addolcirti e riparare tutte le offese che da esse ricevi. Affaticato mio bene, bacio il tuo santissimo collo. Lo vedo stanco, sfinito e tutto occupato nel tuo lavoro d'amore. Dimmi, che fai? E tu? Figlia mia, in quest'ostia lavoro da mane a sera, formando catene d'amore. E come le anime vengono a me, io le incateno al mio cuore. Ma sai tu che mi fanno esse? Molte, a via di sforzi, si svincolano e le mettono in frantumi. E siccome queste catene sono legate al mio cuore, io ne resto torturato e vado in delirio. E se poi, nello spezzare le mie catene, mandano a vuoto il mio lavorio, cercando le catene delle creature. E questo lo fanno anche alla mia presenza, servendosi di me per raggiungere i loro intenti. Ciò mi addolora tanto che mi dà febbre violenta, da farmi venir meno e delirare. Quanto ti compatisco, Gesù. Il tuo amore è messo alle strette, ed io, per rinfrancarti delle offese che ricevi da queste anime, ti prego di incatenare il mio cuore con queste catene, da esse spezzate, per poterti dare per loro il mio ricambio d'amore. Mio Gesù, mio freccero divino, bacio il tuo petto e tale e tanto il fuoco che in esso contieni che per dare un po' di sfogo alle tue fiamme e volendo fare un po' di sosta nel tuo lavoro, ti metti a giocare con le anime che vengono a te, lanciando loro frecce d'amore che escono dal tuo petto. Il tuo gioco è formare frecce, dardi, saette, e quando queste colpiscono le anime, tu vai in festa. Ma molti, o Gesù, te le respingono, mandandoti per ricambio frecce di freddezza, dardi di tiepidezza e saette di ingratitudine. E tu ne resti così afflitto da piangere. O Gesù, ecco il mio petto, pronto non solo a ricevere le frecce destinate a me, ma anche quelle che ti respingono le altre anime. E così non più resterai sconfitto nel tuo gioco d'amore. E voglio pure ripararti le freddezze, le tiepidezze e le ingratitudini che da esse ricevi. Oh Gesù, bacio la tua mano sinistra e intendo riparare tutti i tocchi illeciti o riprovevoli fatti alla tua presenza. E ti prego di tenermi sempre stretto al tuo cuore. Oh Gesù, bacio la tua mano destra e intendo riparare tutti i sacrilegi, specie le messe malamente celebrate. Quante volte, amor mio, tu sei costretto a scendere dal cielo nelle mani di sacerdoti indegni, e sebbene senti nausea di trovarti in quelle mani, l'amore ti costringe a rimanervi. Anzi, in certi sacerdoti tu trovi i sacerdoti della tua passione, che coi loro enormi delitti e sacrilegi rinnovano il deicidio. Gesù, mi fa spavento a pensare ciò, ma purtroppo, come nella passione stavi nelle mani dei giudei, tu te ne stai in quelle mani indegne, quale agnellino mansueto, aspettando di nuovo la tua morte. Oh Gesù, quanto soffri! Tu vorresti una mano amante per liberarti da quelle mani sanguinarie. O Gesù, quando ti troverai in tali mani,
ti prego di chiamarmi a te vicino e per ripararti ti coprirò con la purità degli angeli. Ti profumerò con le tue virtù per attutire la nausea che provi nel trovarti in quelle mani ed il mio cuore te lo offrirò per scampo e rifugio. E mentre starai in me, io ti pregherò per i sacerdoti, acciò che tutti siano tuoi degni ministri. Oh Gesù, bacio il tuo piede sinistro ed intendo riparare per quelli che ti ricevono per abitudine e senza le dovute disposizioni. Oh Gesù, bacio il tuo piede destro e intendo riparare per quelli che ti ricevono per oltraggiarti. Te ti prego, quando ciò ardiranno di fare, di rinnovare il miracolo che operasti a Longino, risanandolo e convertendolo al solo tocco del sangue che sgorgò dal tuo cuore, trapassato dalla sua lancia. Così, al tuo tocco sacramentale, converti le offese in amore e gli offensori in amanti. Oh Gesù, bacio il tuo cuore, nel quale si riversano tutte le offese, ed io di tutto intendo ripararti, darti per tutti un contraccambio d'amore e dividere sempre insieme con te le tue pene. O celeste frecciere, se qualche offesa sfugge alla mia riparazione, ti prego di imprigionarmi nel tuo cuore e nella tua volontà, affinché nulla mi possa sfuggire. Pregherò la dolce mamma che mi tenga sempre insieme a lei, a fine di riparare tutto e per tutti. Ti baceremo insieme e facendoti riparo, ti allontaneremo le onde delle amarezze che ricevi dalle creature. Te, o Gesù, ricordati che anch'io sono una povera prigioniera. È vero che le tue carceri sono più ristrette, qual è il breve giro di un'ostia. Perciò, rinchiudimi nel tuo cuore e con le catene del tuo amore non solo imprigionami, ma lega uno per uno i miei pensieri, gli affetti, i desideri. Inceppa le mie mani e i miei piedi al tuo cuore, perché io non abbia altre mani e altri piedi che i tuoi. Sicché, amor mio, il mio carcere sarà il tuo cuore, le mie catene saranno formate dall'amore, le tue fiamme saranno il mio cibo, il tuo respiro sarà il mio, i cancelli che mi impediranno di uscire saranno la tua santissima volontà, e così non vedrò che fiamme, non toccherò che fuoco, che mentre mi darà vita, mi darà morte, come quella che subisci tu nell'ostia santa. E così ti darò la mia vita, e mentre io resterò prigioniera in te, tu resterai sprigionato in me. Non è questo il tuo intento nel carcerarti nell'ostia, essere cioè scarcerato dalle anime che ti ricevono, prendendo vita in loro. Ed ora, in segno d'amore, benedicimi e baciami, ed io t'abbraccio e rimango in te. Oh dolce cuor mio, vedo che dopo che hai istituito il Santissimo Sacramento e hai visto l'enorme ingratitudine e le offese delle creature agli eccessi del tuo amore, sebbene ne resti ferito ed amareggiato, pure non indietreggi, anzi vuoi affogare tutto nell'immensità del tuo amore. Ti vedo, Gesù, che amministri te stesso ai tuoi apostoli e dopo soggiungi che ciò che hai fatto tu lo devono far loro, dando loro la potestà di consacrare. E perciò li ordini sacerdoti ed istituisci altri sacramenti, sicché a tutto ci pensi e tutto ripari, le prediche fatte malamente, i sacramenti amministrati e ricevuti senza disposizione e perciò senza effetti, le vocazioni sbagliate dei sacerdoti da parte loro e da parte di chi li ordina, non usando tutti i mezzi per conoscere le vere vocazioni. A niente ti sfugge, o Gesù, ed io intendo seguirti e ripararti tutte queste offese. Onde,
dopo che hai dato adempimento a tutto, prendi i tuoi apostoli e ti incammini verso l'orto del Getsemani per dar principio alla tua dolorosa passione. Ti seguirò in tutto per tenerti fedele compagnia.